Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avrete letto dal titolo, sono qua per farvi un video in cui organizzo l'armadio. In realtà non l'ho registrato oggi, l'ho già registrato questo video, però non avevo fatto un'introduzione, quindi eccomi qua per farvela. Spero che questo video vi piacerà. Se sarà così, come sempre, lasciate un like, iscrivetevi al canale e se vi va andatemi a seguire sui miei social, che trovate sempre linkati nell'info box. Io vi voglio tanto bene e vi lascio il video. Allora ragazzi, questa è la situazione attuale nella mia camera. A dire la verità, l'armadio non è neanche troppo disordinato. L'unico problema, appunto, perché qua molto molto ordinato in realtà, le giacche pure, qua sopra qualcosina in disordine, e più che altro il mio problema è questo cassetto delle cose da ginnastica, che ora andremo a riordinare insieme. Anche, vabbè, il cassetto dell'intimo devo dare un'occhiata e poi devo rimettere a posto tutte quelle cose e tutte queste cose qua, ovviamente musica. Allora, ho ordinato i completini, tipo ho deciso di dividere per completi e non per tipo tutte maglie, tutti leggings, perché sulla fine quando vado in palestra metto il completo, quindi sì, insomma, ora vado a metterlo nel cassetto. Ecco qua il cassetto riordinato, qua ci sono i completi di Prozis, qui dei leggings sia corti che lunghi spaiati, qua un completo di un brand che non ricordo, questi tre sono di Oceans Apart e questo qua l'avevo comprato da Calliope ed è un completino tipo così. E mancano ovviamente alcuni completi di Oceans Apart, tipo tre, di cui due sono là e sono quelli nuovi, devo ancora provarli. Mentre l'altro è alla pare, fortunatamente, perché altrimenti non saprei più dove metterlo, probabilmente sopra. Tra l'altro, già che c'ero, mi sono messa a riordinare il cassettone sotto il letto, dove appunto tengo tutti i pigiamini e qualche scarpa che non uso più molto. E andrò anche a mettere questo. Praticamente ora vado a metterlo appunto nel cassettone, ed è un brand, questo qua, che fa tutte quante cose di seta, e quindi mi hanno inviato una specie di foulardino. In realtà non ho ben capito perché, ma ok. Poi questo, che ragazzi è tipo qualcosa di morbidissimo, e sicuramente mi sarà utile magari sull'aereo, oppure quando si va in vacanza e c'è molta luce in camera, quindi lo porterò con me, sia perché il colore è stupendo che per l'utilità, e poi è morbidissimo perché appunto è fatto tutto di seta ed è anche regolabile, quindi molto molto comodo. Poi c'è questo qua che è uno scrunchie,
sempre di seta e andrò questo, così non rovino appunto i capelli, e andrò a metterlo nel mio cassetto degli scrunchie, questo qui. Guardate che carino, grigio, mi piace un sacco. E per concludere, la parte migliore, ovvero questa canottierina. Cioè, guardate quanto è carino sia il colore che il tessuto, cioè si vede proprio che è seta, strabello, in taglia S, small, abbinata ai suoi pantaloncini. Troppo troppo belli anche questi. E niente, appunto, tipo pigiamino che utilizzerò un sacco quest'estate perché è super super fresco e carino. Inoltre ho pure un codice sconto da darvi se siete interessati. Allora, ieri ho ordinato appunto il cassetto delle cose da ginnastica che era troppo disordinato e un po' le magliettine. Oggi ho fatto tutto il ripiano qua sotto, mettendo praticamente le borse qua e vabbè delle scarpe là. E anche qua sopra ho dato un attimo una riordinata veloce più quel cassetto lì, come già vi ho detto. E ora praticamente devo andare a fare un mini decluttering dei costumi, perché ci sono sia qua dentro che qua dentro, ne ho veramente troppi, e devo andare a mettere i miei preferiti qua. Ho deciso che utilizzerò questa scatola per riorganizzarli, perché non ho più diciamo cassettini, libri nell'armadio. Non io che non riesco a liberarmi di un singolo costume, ragazzi. Ok, ho riordinato tutto nelle bustine. Comunque c'è questo costume qua che credo che andrò a mettere su Vinted, perché in realtà io lo amo, cioè vi giuro è stracarino sia il colore che appunto il tessuto che come veste, ma il problema è la mutanda, perché a vita alta io vi giuro che non la sopporto, e perché appunto non mi abbronzo, quindi non mi piace, anche se in realtà è stracarino, quindi non lo so. Ok ragazzi, questo era il video, spero che vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Fatemi sapere nei commenti che altri video vorreste vedere sul mio canale, e noi ci vediamo prestissimo, la prossima domenica, con appunto un nuovo video. Vi mando un bacione, a presto, ciao ciao!